Sono riprese alle 7 di questa mattina le ricerche dei quattro dispersi sul Monte Velino. Le operazioni nella Valle Maielama, sul massiccio del Velino, per cercare le quattro persone disperse dalla serata di domenica. Tornati in azione oltre 100 uomini, 60 unità del soccorso alpino e speleologico, giunte da tutta Italia, affiancate dalla Guardia di Finanza, dai Vigili del Fuoco, dalla Polizia e dal 9° Reggimento Alpini dell'Aquila, e impiegate anche le unità cinofile addestrate al soccorso in caso di valanghe. I tre elicotteri del 118, dei Vigili del Fuoco e dell'Aeronautica continuano a trasportare gli uomini sul luogo della valanga, in prossimità della Valle del Bicchero, dove si stanno concentrando le ricerche. Nell'area della Slavina, larga 200 metri, lunga 600 e con uno strato di neve che supera i 6 metri di spessore, si utilizzano anche strumenti elettronici e sonde. I soccorritori stanno agendo anche con l'ausilio dei cani e battendo palmo a palmo la zona con aste lunghe 4 metri. C'è l'attesa logorante dei familiari e degli amici dei quattro escursionisti e un'intera città spera per Tonino Durante, proprietario di un negozio di coltelli in piazza Torlonia ad Avezzano, di 60 anni, Valeria Mella, hostess, il fidanzato Gianmarco Degni, figlio del proprietario di un negozio di articoli sportivi, entrambi 26 anni, Gianmauro Frabotta, di 33 anni, vive lavora a Milano ed è figlio di Mauro, proprietario di una nota salameria della zona, legati da una profonda amicizia e dall'amore incolmabile per la montagna. Sul posto Marco Prosperini, alla sua telecamera Silvio Liberatore, dirigente regionale della Protezione Civile. La situazione è sempre uguale, stiamo sfruttando le condizioni climatiche che ci permettono una buona ricerca. Abbiamo portato in quota il numero massimo possibile di persone, quindi stiamo battendo a tappeto, allargando anche la zona di ricerca. Naturalmente il problema è sempre che lo strato di neve è molto profondo, molto alta, perché purtroppo oltre la Slavina c'è stato poi un accumulo di neve anche dovuto al vento, oltre che alle precipitazioni nevose, rendendo difficile la ricerca. Tecnicamente cosa si farà questa mattina? Andiamo avanti con la ricerca con il personale specializzato in quota, con un gran numero di persone, sperando di avere un buono, un ottimo risultato. A livello numerico quante sono le forze impegnate? Ma il sistema adesso è molto importante, abbiamo messo su proprio un sistema di protezione civile con un coordinamento di più enti, soccorso alpino, vigili del fuoco, forze dell'ordine, esercito. Insomma, ci sono tutti gli esperti del settore, in quota ci sono quasi 100 persone, sono quelle necessarie, perché naturalmente qui va tarato anche con le condizioni ambientali, penso che stiamo facendo il massimo possibile. Per quanto riguarda le condizioni atmosferiche, solo oggi il tempo sarà buono, poi da domani comincerà il cattivo tempo. Sì, purtroppo peggiorerà già in serata, quindi stiamo cercando di sfruttare queste ore in cui abbiamo un'ottima visibilità.